Katia Greco, nella serie TV Il Cacciatore non ti vediamo subito, ti vedremo dalla quinta puntata in poi, però il tuo sarà un ruolo fondamentale. È un ruolo fondamentale per l'arresto di Uccio di Barbagallo. Lei è la sua amante, una ragazza di 22 anni, una spiantata che vive a Villabate, un paesino in provincia di Palermo. Nel momento in cui scoprirà che Barbagallo ha a che fare con la mafia, per paura insomma di essere... insomma, di finirci in mezzo, decide di andare alla polizia e di raccontare un po' tutto. Quindi da quel momento in poi la polizia le dice di continuare a far finta di nulla, le metteranno una microspia nel letto e lui, quando le racconterà delle uccisioni, perché è anche un po' un loro gioco erotico che lui racconta di tutti i cristiani insomma, che vengono uccisi, allora tutte le sue confessioni verranno trascritte. E da quel momento in poi Serena, poi cioè, non sto svelando niente, ma è una storia vera, lei sarà costretta a cambiare identità, andare in una località segreta. E la cosa che insomma mi ha colpito molto è che studiando questo personaggio non è soltanto la paura di mettere a rischio la propria vita che ha spinto questa ragazza ad andare dalla polizia, ma anche la voglia di riscattarsi, di cambiare vita, visto che comunque aveva delle condizioni povere. Quindi è stato bello lavorare con un cast tecnico di giovani. Stefano è giovanissimo, a partire dal direttore della fotografia, e poi adesso sto vedendo la prima puntata e sono molto contenta di fare parte di questo progetto. L'entusiasmo lo sentiamo anche qua intorno, c'è una confusione pazzesca. Senti, per chiudere... l'energia sicula vulcanica che esplode. Per chiudere, dove ti vedremo ancora presto? Allora, a breve, in autunno, sarà in uscita un film per il cinema, coprodotto tra l'altro anche da Recinema. È un film horror, si chiama Cruel Peter, e dove interpreto la protagonista femminile, un'archeologa di Messina, tra l'altro io sono di Messina, che collabora con un archeologo inglese, e poi succederanno delle cose che non posso svelarvi visto che è un horror, quindi sarete lì a vedere, a spaventarvi un po'. Grazie, grazie mille. Grazie a te.